Da cervo, Giorgia, vestita di cashmere, molto elegante. Questo tra l'altro è uno degli abiti che è piaciuto di più alle blogger, quelle che poi posteranno, e chissà che andrà a Londra tra loro. Presentiamo Carla Quaglia, maglieria e cashmere. Questo look è bellissimo. Grazie. Ti do il microfono. Capello grazie blu. Mille. Sì, che è qualcosa di diverso, di insolito, che per me è un gioco e che però, insomma, viene notato. Sì, sei proprio tutta blu, tra l'altro, dalle unghie a questo che immagino che sia una tua creazione. Esatto, sì, queste sono le co.lana che sono state da me create e con marchio registrato e hanno avuto un grandissimo successo, ho iniziato così quasi per caso, ma poi ha avuto molto riscontro questo oggetto che ha mille varianti, poi in passerella mille colori, ne immagino. Vedremo, mille colori, filati diversi perché lana oppure lino e seta per l'estate, mille lunghezze, anche per l'uomo perché comunque diventa un collo variegato su un maglione invernale, insomma un oggetto un po' particolare. Chissà quanti, adesso ci diamo del tutto, sei a Savona. Sì, io sono a Savona. Però in realtà vendi ovunque, chissà quanti, immagino, parto da Savona, da quanti a Savona indossano? Tantissimi veramente, c'è stato un boom proprio rispetto a questo oggetto, anche perché è talmente variabile che tante clienti hanno scelto di averne 1, 2, 3, 4, 5 e oltre, per cui ce ne sono veramente tanti in giro. Grazie. Descriviamo allora questa mise a cervo. Sì. Allora, questo è un maglione realizzato a mano in un filato che è mixato tra cashmere, seta, lino, cotone, ho mischiato veramente tante qualità diverse. Il pantalone invece è tutto in seta, una seta cruda e in pura seta in sostanza. Che tipo di donna è la donna Quaglia? Ma diciamo che a me piace andare incontro alle clienti, per cui quello che piace a me è chiaro, è la mia prima proposta, ma è ancora più bello riuscire a interpretare ed arrivare a ciò che, di cui la persona che si affida a te ha bisogno, ha voglia, ha piacere di indossare, quindi non forzo mai la mano, cerco di andare incontro e poi di aggiungere quel qualcosa in più che viene così dal mio gusto, dalla mia esperienza e insomma spesso viene accolto, ecco. Siamo per vederti in passerella con la tua collezione, sì. Anticipiamo qualcosa? Volentieri. Allora, la parte di collezione che vediamo questa sera è la parte più minimal, più essenziale, quindi andiamo dal lino alla seta, tant'è vero che per esempio le modelle saranno scalze, gli abiti molto lineari, giocando tra il bianco, il blu e il verde. E domani sera ci sarà un altro momento, sempre qui alla borsa alle 18.30, in cui ci sarà la sfilata completa, allora lì ci sarà molto altro. Però per stasera, ad esempio domani ci saranno proprio le co.lana alla grande, su abiti coloratissimi e coloratissime loro stesse. Poi ci saranno comunque degli assaggi di cashmere, merinos, il pizzo, le trecce e poi ci saranno i capi dipinti. La collezione Indossando un quadro è nata proprio dalla collaborazione che ho con alcune pittrici importanti, tra cui Luciana Fè e Anna Cuneo, e devo dire che mi ha dato diciamo l'opportunità di fare qualcosa di diverso, perché proprio quadri indossati su stole, mantelle, capi, abiti interi, anche per l'uomo tra l'altro, sia nell'estivo che nell'invernale. Ci sono anche sul sito alcuni. Ricordiamo capi, il sito? www.carlaquaglia.it. Ultima domanda, siamo a un passo dall'estate. Come ci dobbiamo vestire? Ma direi come ci piace, nel senso che l'indicazione di massima è un'indicazione, ma poi ci dobbiamo sentire a nostro agio. Io per l'estate ho scelto un insolito grigio, sfumature del grigio, ma diciamo tendenti anche al verde acqua, abbinate agli azzurri, quindi tonalità fredde, ma fresche, ecco, definiamole che risaltano la bronzatura. Ah, certamente sì.
molto bianco comunque, e nelle proporzioni cose comunque morbide, nessun capo che costringa, ma neanche che infagotti, ecco, una cosa, capi scivolati addosso, confortevoli. Grazie Carla Quaglia, sempre qui dal salottino di Stile Artigiano, torniamo tra poco, tantissimi ospiti che ci racconteranno le loro collezioni. Grazie.